Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di approfondimento, di studio dedicato a chi si trova a lavorare in lavoro agile, ma in generale a chiunque voglia approfondire, studiare, analizzare insieme a noi le normative di diritto amministrativo, anche prese dalla realtà, nel senso che ho deciso di proporre questa soluzione, questo argomento, in virtù del fatto che ci troviamo Si trova a davanti lavorare. ad una normativa in corso di pubblicazione che sta per uscire, il decreto legge del 24 marzo 2020, che prevede appunto l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. E quindi ho colto l'occasione di questa disciplina per ripassare o introdurre per chi non l'avesse mai affrontato appunto la disciplina di questo particolare procedimento. Quindi analizziamo le sanzioni amministrative pecuniarie così come regolamentate dalla legge 689 del 1981. Ovviamente chi è in diretta può proporre quesiti o richieste di approfondimento. È una lezione introduttiva molto base. Normalmente, quando si affronta questa materia, almeno io quando l'affronto, ci vogliono almeno 4-5 ore per entrare nel dettaglio. Quindi, solo uno schema per far capire a tutti, in qualità di cittadini, a cosa andiamo incontro nel violare le prescrizioni in materia sanitaria alla luce della nuova normativa, ma anche in generale, quando ci viene applicata una sanzione amministrativa. Un po' più specifico per gli operatori di polizia locale che devono appunto applicare le nuove disposizioni da domani, se stasera esce il decreto legge, e con l'occasione appunto per fare un ripasso di diritto amministrativo di un settore che è spesso poco considerato e anche difficile da comprendere. Perché? Perché la prassi, diciamo l'esperienza comune, il linguaggio comune spesso non aiuta. È una materia un po' tecnica, però spero che una volta entrati dentro sia di vostro interesse. Allora, come al solito, il materiale per chi è in diretta lo può fruire sia sulla pagina Facebook, per chi invece non ha seguito la diretta c'è un canale YouTube dove pubblico tutto il materiale di questo percorso, diciamo Smart Worker. Poi le slide, sia in formato PDF che in formato editabile, PowerPoint, le trovate su questo link. Vi metterò anche la legge 689 dell'81 aggiornata e il gruppo Facebook per gli approfondimenti. Allora, che cos'è questa? Questo è lo schema che abbiamo visto nella lezione sul procedimento amministrativo la classica ripartizione in fasi del procedimento amministrativo. Un procedimento a iniziativa di parte, d'ufficio, regolamentato dalla legge 241, è organizzato in queste fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa dell'efficacia. Sia esso un permesso di costruire, un ordine di demolizione, un'autorizzazione commerciale o altro, è organizzato in questo modo. Questo non vale per le sanzioni amministrative pecuniarie. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono rette da un altro meccanismo. Ora, apparentemente questo lucido, che è il lucido più importante delle slide, cioè doveste salvare una sola slide, è questa, quella che sintetizza tutto. In questo momento, per chi non conosce la materia, è arabo. Quando poi arriveremo alla fine di questo percorso, vedrete che vi torna più semplice, anche visivamente. Allora, da cosa si parte? Si parte da un qualcuno che commette un illecito, commette un fatto positivo o negativo, fa un qualcosa di vietato o fa qualcosa di vietato oppure omette di fare un qualcosa di obbligatorio. Ok? In questo caso che cosa succede? Siamo di fronte appunto a una norma che stabilisce una conseguenza negativa rispetto a questo fatto. Quindi il soggetto ha, per esempio, è uscito con la macchina ed è andato a fare un giretto per la città in questo periodo in cui vi è,
il divieto di muoversi se non per specifiche esigenze, oppure va a fare la spesa nel centro commerciale distante dalla propria abitazione, sta commettendo un fatto per il quale una norma prevede come conseguenza negativa l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Allora si innesca questo procedimento. Prima questione, questo fatto deve essere accertato. Quindi, se io prendo la macchina, vado a farmi il giro per la città, ritorno a casa, nessuno mi ha visto, nessuno mi ha fermato, nessuno mi ha controllato, l'illecito c'è stato e io ho commesso un comportamento vietato dalla normativa. Ma mancando un accertamento, un controllo, l'ho fatta franca. Quindi non sono stato sanzionato. Il mondo, la vita quotidiana è piena di illeciti amministrativi non sanzionati. A volte può sembrare strano, ma se voi andate, circolate, vedete le macchine in divieto di sosta, ecco, trovate illeciti amministrativi in continuazione. Le persone che passano col rosso o con un giallo abbastanza maturo, diciamo che attraversano la mezzeria non con strisce continue, con striscia continua e non dove è possibile, fanno inversione dove è vietato, eccetera, eccetera. Allora, si commette un fatto. A questo punto l'organo accertatore che accerta questo fatto, che cosa fa? Me lo contesta. Nel linguaggio comune, diciamo al di fuori dei tecnicismi, si dice mi fa la multa. Quindi fa un verbale che mi consegna direttamente, o che mi mette sul vetro del finestrino quel verbale di colore rosa piuttosto che eccetera eccetera, che costituisce la cosiddetta multa in senso atecnico. Attenzione, perché multa non è il linguaggio proprio del diritto amministrativo nel procedimento sanzionatorio pecuniario, perché è una delle sanzioni previste dal codice penale, però nel linguaggio comune è la multa, la contravvenzione, ok? In realtà questa fattispecie è una verbale di contestazione, o meglio, verbale di accertamento. Il verbale di accertamento viene poi notificato all'interessato o direttamente o tramite raccomandata, PEC o altra modalità e si innesca questo meccanismo che adesso andremo a vedere. Ok? Allora, alcune parole chiave. Quando il vigile, ora per fare un esempio pratico, io sono uscito per strada e non ho la giustificazione idonea per uscire, quindi vengo fermato, compilo o non compilo l'autocertificazione, ma non ho una valida giustificazione, in quel momento viene fatto un accertamento e un verbale. Quel verbale non è la sanzione amministrativa. Dobbiamo entrare in questa logica. La sanzione amministrativa non è in quel momento è solo un verbale di contestazione. Mi viene notificato a mano direttamente, dopodiché parte un procedimento amministrativo rispetto al quale io posso decidere se pagare il cosiddetto pagamento in misura ridotta, il doppio del minimo, vedremo, oppure presentare scritti difensivi, quindi difendermi dicendo no, ma mi hanno preso alla sprovvista, io non sapevo dare giustificazioni, in realtà ero andato a prendere le medicine, oppure non fare niente. Queste sono le tre opzioni che ha l'interessato, vedete, vi ho messo qua, a seguito della contestazione, il trasgressore o paga in misura ridotta e questo pagamento chiude la vicenda, è una sorta di patteggiamento, oppure non fa niente, silenzio, non decide di non scrivere, di non fare niente, si prende il verbale, se lo porta a casa e lo mette da una parte, oppure si difende, scrive all'amministrazione dicendo no, non era vero, io avevo queste condizioni, ero giustificato, eccetera, eccetera. Se si paga in misura ridotta, finisce lì. Se non si paga in misura ridotta, il procedimento va avanti attraverso il famoso rapporto informativo, famoso per chi è del settore, che è la relazione che l'autorità, l'organo di vigilanza fa all'autorità competente, perché dobbiamo sapere che in questa procedura esistono tre soggetti fondamentali. Il trasgressore, cioè colui che ha violato la normativa e che è Mario Rossi, quello che è andato in giro in macchina a fare il suo viaggetto, l'organo accertatore, che
il collega della polizia locale, il collega dei carabinieri, il collega della guardia di finanza che mi ferma e mi chiede le giustificazioni e in caso negativo mi fa il verbale, e poi c'è l'autorità decidente o l'autorità competente, come definita dalla 689, che è un'altra amministrazione, nel caso delle norme anti-Covid, il prefetto, quindi la prefettura, al quale l'organo accertatore, qualora l'interessato non abbia pagato il doppio del minimo nei tempi previsti, trasmette la relazione dicendo: in data X l'ho fermato, gli ho fatto il verbale, non ha pagato in misura ridotta, ti trasmetto il fascicolo perché tu proceda. Ed è allora che l'autorità competente, vedete qui, procede ad applicare l'ordinanza ingiunzione. L'ordinanza ingiunzione è quella che noi chiamiamo la contravvenzione, la sanzione. Quindi la sanzione la si applica solo alla fine di questa procedura. Non la applica l'organo accertatore, non la applica la persona indivisa, ma la applica in ufficio l'autorità competente. È quella la sanzione amministrativa. Attenzione, perché dopo altrimenti non si spiegano alcuni concetti. Ovviamente, se l'autorità competente ritiene che il vigile, la polizia di Stato, i carabinieri abbiano sbagliato, hanno applicato la norma sbagliata, non c'erano elementi, eccetera, eccetera, procede all'archiviazione. Allora, se voi vedete bene, questa struttura su cui mi soffermo un po' di più è molto simile alla struttura del processo penale. Nel processo penale, chi abbiamo? Abbiamo l'imputato, prima indagato, poi imputato, il quale commette un fatto che il pubblico ministero, che nel nostro caso è il vigile, ritiene essere un reato, allora il vigile gli manda l'avviso di garanzia. L'avviso di garanzia che equivale al nostro verbale di contestazione, che non è una condanna, semplicemente gli dice: guarda, secondo me ho indagato, hai violato la normativa, io chiederò al giudice di condannarti. Qual è la richiesta al giudice di condannare? È il rapporto informativo. Trasmetto il plico all'autorità competente, che è una sorta di giudice penale. Il giudice che riceve la richiesta del pubblico ministero e eventualmente le memorie difensive dell'imputato, e poi decide se condannarlo o assolverlo. Questa struttura è molto simile al processo penale perché? Perché la legge 689 del 1981, e questo è molto importante anche in relazione a quanto vedremo oggi con le analogie con quello che sta accadendo con la disciplina anti-Covid. La legge 689 dell'81 è una legge di depenalizzazione. Che cosa ha fatto? Ha trasformato degli illeciti penali in illeciti amministrativi e li ha regolamentati con una procedura molto simile a quella del processo penale. Ecco perché abbiamo questa struttura e questa articolazione e questi ruoli che sono molto molto simili, sia i ruoli che gli atti a quelli del procedimento penale. Bene, fatta questo chiarimento. Ecco perché vi dicevo è importante questa disciplina. Si applica anche alle procedure COSAP? Certamente, si applica a tutte le procedure. Ora lo vediamo, anzi sarà una delle prime cose che vedremo. La legge 809 è legge generale, in realtà nasce come legge per quelle procedure, poi è diventata legge generale sul procedimento amministrativo. Amministrativo in questo caso è un aggettivo che esclude l'aggettivo penale, quindi è un procedimento amministrativo, sanzionatorio, quindi non a istanza di parte, esclusivamente sanzionatorio, quindi che si applica quando un soggetto viola una norma, e viola una norma da cui consegue l'obbligo di pagare una somma di denaro, perché i procedimenti amministrativi sanzionatori non pecuniari, ad esempio l'ordine di demolizione o altre diciamo conseguenze negative, sono disciplinate dalla legge 241 del 1990. Quindi procedimento amministrativo, sanzionatorio, pecuniario. Legge 689 mi dice appunto l'ambito di applicazione. L'ambito di applicazione è tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione del pagamento di una somma di denaro. Il decreto legge che mentre sto registrando stiamo attendendo che sia in vigore ufficiale, ma che sicuramente sarà il decreto legge 24 marzo 2020, numero probabilmente 19, prevede una sanzione pecuniaria per la violazione delle misure sanitarie
previste anti-Covid. Le prevede in sostituzione dell'applicazione fino ad oggi del 650 del codice penale, che era invece una sanzione penale. Quindi questo decreto legge ha fatto la stessa cosa che ha fatto la legge 689 dell'81, ormai 40 anni fa. Ha trasformato in illecito amministrativo degli illeciti penali. Questo decreto legge dice alle procedure in materia si applica la legge 689, ma guardate, anche se non l'avesse detto, si sarebbe applicata la 689. Perché? Perché la 689 si applica per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione del pagamento di una somma di denaro. Quindi cosa, pedilizia, commercio, attività produttive, anagrafe, qualunque procedura amministrativa. La legge 689 è fatta di due parti fondamentali. Una prima parte che sono i principi fondamentali, sono i più importanti, la parte più importante che mi stabilisce le regole del gioco. Una seconda parte invece che è data dalle procedure, da come si fa a contestare, tutto quell'iter che abbiamo visto. Quindi partiamo dai principi. Allora, principio di legalità: nessuno può essere assoggettato a sanzione amministrativa se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in essa considerati. Quindi, se io faccio un qualcosa, ad esempio, sono uscito di casa prima del 8 marzo o a gennaio e sono andato a farmi una corsetta nel parco, è ovvio che l'8 marzo potevo andare a fare una corsetta nel parco. Fino al 19 marzo potevo andare, alla mia seconda casa. Ecco. Prima che venga introdotta una norma che prevede il divieto e la conseguente sanzione amministrativa, io non posso essere chiamato in responsabilità perché non conoscevo del comportamento illecito a cui andavo incontro. Quindi, principio di legalità, che è quello che sta dietro appunto all'articolo 1, come è rubricato l'articolo 1, il principio di legalità, si può essere sanzionati soltanto per una norma che esisteva quando ho commesso questa azione. Attenzione però! Questo articolo 1,1 è derogabile dal legislatore, tant'è che il decreto legge anti-Covid deroga, perché da domani è previsto che anche chi ha commesso violazioni precedenti, sanzionate dal codice penale 650, sia assoggettata a sanzione pecuniaria. Perché? Perché ha fatto una depenalizzazione, cioè il comportamento era illecito anche prima. Era penalmente illecito, viene trasformato in illecito amministrativo e quindi la sanzione amministrativa è retroattiva perché va a sostituire la sanzione penale. È uno dei casi di derogabilità del principio di legalità dell'articolo 1,1. L'altra parte della norma è ancora più importante. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in essa considerati. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io domani, quando entrerà in vigore il decreto legge, commetto un'azione che è sanzionata da 400 a 3.000 euro, come dovrebbe essere, come è il quantum della normativa anti-Covid, e successivamente entra in vigore una norma più sfavorevole, che prevede magari da 1.000 a 5.000 euro, questa norma non mi si applica. Ma attenzione, non si applicano nemmeno le norme successive più favorevoli. Cioè, se io domani esco con la mia autovettura a fare una giratina e ricevo un verbale, dopodiché la norma che prevede il divieto viene abrogata, viene cancellata o la sanzione viene ridotta, non si applica la norma successiva. Il secondo comma dell'articolo 1 mi dice che io devo applicare la normativa vigente in quel momento, nel momento in cui è stato commesso il fatto. Non si applicano né le norme precedenti, principio di legalità, né le norme successive, migliorative o peggiorative. Si usano formule latine in bonam partem e in malam partem. Un altro aspetto molto importante che spesso rende difficile comprendere la finalità della normativa, perché noi siamo abituati al codice della strada, siamo abituati alle sanzioni del codice della strada che rappresentano il 90%, forse anche di più, delle sanzioni amministrative. La legge 689 riguarda invece le sanzioni diverse dal codice della strada.
Per il codice della strada esiste la normativa del codice, a cui si applica in via residuale la 689. Mentre la 689 riguarda l'ambiente, il commercio, il COSAP, il COVID, queste materie qua. E qual è l'aspetto difficile da concepire? È che la legge 689, essendo mutuata dal diritto penale, è personalista, cioè non vuole che a tutti si applichi la stessa sanzione. La sanzione deve essere tarata sul soggetto. Guardate, è un concetto difficile, ma se non si capisce questo non si capisce niente della normativa in materia di sanzione. Perché deriva dal diritto penale? Perché nel diritto penale non si ha la stessa condanna, la stessa pena per lo stesso fatto. Io posso aver ucciso una persona, ok? E posso essere condannato in modo diverso da un'altra persona che ha commesso analogo omicidio. Perché magari io l'ho fatto per legittima difesa, perché magari io l'ho fatto contro uno che mi stava tormentando, perché io l'ho fatto per, ahimè, rubare perché non avevo soldi. Le motivazioni soggettive, ok, possono influire perché io è la prima volta che uccido e questa è la decima volta che uccide. Ci sono vari fattori che devono essere presi in considerazione. Vedremo che anche in questa materia sono i fattori da prendere in considerazione, ed è il motivo per cui a volte non si capisce come mai c'è un minimo massimo della sanzione. Ok? Come mai la sanzione è da 400 a 3.000 euro? Se è uguale per tutti? Non è uguale per tutti. Per capire questo concetto è importante far riferimento a qual è la finalità della sanzione. Perché il legislatore prevede che io debba pagare una quantitativo di denaro per aver violato una norma? Lo prevede perché la sanzione ha un duplice scopo. Un primo scopo che è quello special preventivo. Special preventivo significa ti punisco per farti capire che hai sbagliato e evitare che tu sbagli nuovamente. Quindi si punisce una persona, così come si punisce il figlio se fa una marachella, si mette in punizione perché impari. Ok, dalla punizione. Quindi io ti tolgo un po' di soldi, che è la cosa che non è mai piacevole, per farti capire che questo è sbagliato, in modo tale che la prossima volta ci pensi due volte. Ma la sanzione ha anche una funzione general preventiva, cioè io ti punisco perché gli altri vedano che l'ordinamento punisce chi sbaglia. È il motivo per cui non ce lo siamo magari mai domandato. Quando voi vi trovate a circolare per strada e vedete quei biglietti rosa o gialli o verdi di qualunque colore sui parabrezza, che sono i preavvisi, in realtà non sono verbali di contestazione, i preavvisi di multa siano colorati perché li veda l'interessato, funzione special preventiva, ma li vedano anche gli altri, che si sappia che non si parcheggia in divieto di sosta, che l'ordinamento sanziona in caso di violazione della normativa. Questa è la funzione generale preventiva ed è importante perché lo vedremo dopo sui termini del procedimento. Allora, chi può essere punito in caso di commissione di una violazione? E qui c'è una prima differenza. La capacità di intendere e di volere nelle sanzioni pecuniarie si ha solo con la maggiore età, 18 anni. Quindi non possono essere assoggettate a sanzioni amministrative i minorenni. Mentre nel diritto penale possono commettere il reato del 650 del codice penale, ad esempio, anche i minorenni, i maggiori di 14 anni. Sotto i 14 anni si ha una presunzione di impunibilità assoluta. Cosa succede? Con questa depenalizzazione, la trasformazione degli illeciti penali in illeciti amministrativi, molti colleghi della Polizia Municipale o della Polizia di Stato, dei Carabinieri, si troverà a dover ricontestare le violazioni per essere usciti, aver fatto assembramento, essere andati a giocare a basket nel giardino in violazione dei decreti, che ad oggi avrebbe comportato la segnalazione 650 del codice penale al minorenne nei confronti dei genitori. Perché l'articolo 2 dice risponde dell'illecito amministrativo, quindi il ragazzetto che trucca il motorino e va in giro col motorino truccato, non si prende lui la sanzione amministrativa, perché ha meno di 18 anni. La sanzione la si intesta al genitore, è lui che avrebbe dovuto controllare. Quindi attenzione perché questo sarà uno degli aspetti da prendere in considerazione adesso con la depenalizzazione, quindi con la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo. Fatto
fuori dai casi previsti della violazione, risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace. Incapace in senso tecnico, è incapace di intendere di volere in base alla norma, cioè il minorenne. Altro aspetto, nelle sanzioni amministrative conta il dolo e la colpa, ma a differenza che nel diritto penale, non spetta al pubblico ministero all'accusa dimostrare che io ho commesso un reato con dolo o con colpa, perché il dolo e la colpa si presume. Come vi dicevo, questa è una lezione breve, quindi vi tralascio le slide sulla giurisprudenza e quant'altro, ma fondamentalmente il vigile che accerta che sono fuori in macchina senza un valido motivo, non si deve domandare se l'ho fatto apposta, cioè se era a conoscenza degli obblighi, oppure l'ho fatto distrattamente perché per colpa non mi ero aggiornato. Deve solo accertare l'elemento oggettivo, perché l'elemento soggettivo si presume, spetta all'interessato dimostrare che ha commesso il fatto per errore. Ad esempio, gli è stato dato un depliant dal comune in cui gli diceva che poteva andare al supermercato X, in realtà non era vero e quindi lui non aveva la volontà di violare la norma. Ok? Questo è importante, ma non spetta all'organo accertatore, non spetta al vigile. Sarà l'interessato che in sede di scritti difensivi dirà: guarda che io mi sono beccato il verbale, ma l'ho fatto perché c'era qui l'ordinanza del sindaco, piuttosto che la nota, piuttosto che la comunicazione, piuttosto che. Altro tema difficile da spiegare, il concorso di persone. Noi sappiamo che la responsabilità penale è personale, quindi ciascuno risponde del fatto attivo ed omissivo proprio. Nell'illecito amministrativo invece vi è il concorso di persone. Il concorso di persone si ha quando più persone concorrono in una violazione e ciascuna di essa soggiace alla sanzione prevista dalla normativa. Facciamo l'esempio. Io ho un negozio di prodotti non alimentari, abbigliamento, formato da tre soci, socio A, socio B e socio C. Ok? Questo negozio apre in questi giorni. Noi sappiamo che i negozi del settore non alimentare e che non vendono beni di prima necessità non possono svolgere attività commerciale. Non possono aprire. Se aprono, stanno violando le norme anti-Covid. Bene. Va il vigile e gli fa il verbale per violazione delle norme anti-Covid. Da domani, sanzione da 400 a 3.000 euro. A chi notifica il verbale? A chi lo fa? Al legale rappresentante? A uno dei tre soci? No, a tutti e tre i soci. Nell'illecito amministrativo tutti rispondono dell'illecito, cioè 403.000 A, 403.000 B, 403.000 C. Ciascuno risponde dell'illecito. Cosa vuol dire? Vuol dire che se A paga la multa, chiamiamola così, paga 800 euro, il doppio del minimo, estingue? No, estingue solo il suo verbale. Per B e per C le procedure vanno avanti, quindi ciascuno risponde del proprio. Questo per dirvi che cosa? Che la sanzione amministrativa non serve per far avere risorse finanziarie al comune o all'ente che la applica, in questo caso allo Stato. Serve per punirti, per farti capire che hai sbagliato e la punizione prescinde dal fatto che tu l'abbia fatta insieme ad altri. Quindi la sanzione è per intero nei tuoi confronti e sarà per intero per B e sarà per intero per C. Ok? Quindi la estinzione della sanzione, chiamiamola così, per uno dei soggetti non si estende agli altri concorrenti. Quindi nel caso, ad esempio, dell'apertura di un negozio non autorizzato, siamo in presenza di un fatto commissivo, cioè tu hai aperto, hai fatto un qualcosa di positivo in violazione di una norma. Ovviamente C, per esempio, uno dei soci potrebbe difendersi e dire: guardate, io abito in Friuli Venezia Giulia, non ho mai operato all'interno del negozio, A e B hanno la delega piena, io non sapevo nemmeno che avessero aperto, perché gli ho scritto dicendo che per me era chiuso. Benissimo, scritti difensivi e nei tuoi confronti la sanzione si archivia. Quindi noi possiamo avere anche caso in cui a fronte di un verbale
verbale per un illecito amministrativo, alcune si archiviano e altre no, perché dipende ovviamente dalla posizione del singolo soggetto. Non tutti sono automaticamente responsabili. A tutti deve essere fatto il verbale di contestazione. Il verbale di contestazione è per tutti quanti. Dopodiché ciascuno si difenderà e per taluni potrebbe portare all'archiviazione. Diverso dal concorso di persone è la solidarietà. La solidarietà è l'istituto per il quale, al fine di garantire che le persone si comportino bene, io coinvolgo nella sanzione chi è tenuto a dargli un occhio. Ok, ve la traduco in questo modo. Leggiamo la norma. Il proprietario della cosa che servì o fu destinato a commettere la violazione, o in sua vece l'usufruttuario o il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore. Stipulo un contratto, affitto un immobile commerciale e domattina vado ad aprire il negozio di abbigliamento. Bene, scusatemi. A, B e C si beccano tre verbali, uno ad A, uno a B e uno a C. Il vigile deve fare un verbale anche al proprietario dell'immobile, perché il proprietario dell'immobile avrebbe dovuto impedire al locatario, all'impresa che è in affitto, di aprire attraverso una clausola contrattuale, attraverso una diffida. Il proprietario dell'immobile riceve un verbale anche lui, non in qualità di concorso di persone, perché non ha commesso direttamente il fatto, ma avrebbe dovuto vigilare per evitare la commissione dell'illecito, perché è il proprietario della cosa che è servita per commettere l'illecito. Ad esempio, viene un mio amico e mi dice: mi presti la macchina che vado a fare un giro? Benissimo. Quello che va a fare un giro senza motivazione si prende la sanzione anti-Covid, il proprietario del veicolo si prende la sanzione anti-Covid, quale responsabile in solido. Qual è però la differenza fra il responsabile in via principale e il responsabile in solido? Che il responsabile in solido risponde appunto come garante. Per cui se A, B e C pagano la sanzione, il responsabile in solido è esonerato dal pagamento. Se A, B e C non pagano, l'amministrazione può rivalersi anche con il responsabile in solido. Questo lo dico perché non sempre si fanno i verbali anche nei confronti del responsabile in solido. Uno dei più ricorrenti responsabili in solido, attenzione, è l'azienda, l'impresa, la società di cui fanno parte A, B e C. Quindi A, B e C sono le persone fisiche, le sanzioni amministrative pecuniarie sono intestate, rivolte solo a persone fisiche, non a persone giuridiche. Il responsabile in solido può essere anche una persona giuridica. Quindi, come funziona? Io vado in un negozio, lo trovo aperto, mi chiedo chi sono i tre soci, faccio un verbale ad A per violazione della normativa, a B per violazione della normativa, a C per violazione della normativa. Dopodiché faccio un verbale di responsabile in solido alla società di cui fanno parte ABC, chiamiamola la società Pippo, in quanto responsabile in solido nei confronti delle singole persone fisiche. In più faccio un verbale nei confronti del proprietario in qualità di responsabile in solido, in qualità appunto di proprietario, ai sensi dell'articolo 6. Che succede se violo più disposizioni normative? Cioè sto andando a fare un giro in macchina senza motivazione e allo stesso tempo non tengo la distanza interpersonale di 1 metro con il mio vicino di veicolo, oppure vado a fare una festa in una villa. Quindi sto violando più volte con lo stesso comportamento la stessa disposizione. Chi con unicazione o omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, il caso che vi ho detto prima, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo. Quindi in questo caso io posso arrivare ad avere da 1.200 a 9.000 euro nel caso in cui commetta più violazioni della stessa disposizione con lo stesso comportamento. Cos'è invece la reiterazione? La reiterazione è quell'istituto in base al quale
Io oggi esco con la macchina e vengo beccato, mi viene fatto un verbale e poi mi viene fatta un'ordinanza ingiunzione e dopo una settimana o dopo un mese torno in macchina e vengo beccato nuovamente. Quindi è la commissione dello stesso fatto, o meglio, di fatti diversi sanzionati dalla stessa norma, quindi la violazione della stessa norma o di una norma della stessa indole, dice il legislatore, quindi una norma simile che punisce lo stesso tipologia di fatto, per la quale possono essere previste delle conseguenze accessorie, diciamo delle conseguenze negative ulteriori. L'articolo 8 bis non ci è molto utile perché la reiterazione si applica solo se la norma di settore, la norma specifica, lo prevede. Il decreto legge che sta per uscire, se non avrà un testo diverso, ancora stiamo parlando di una bozza, prevede la reiterazione, quindi prevede una sanzione accessoria, scusate, sì, una sanzione accessoria, nell'ipotesi in cui il soggetto commetta lo stesso fatto più volte. In questo caso, nei 5 anni dalla commissione, speriamo che non ce ne sia bisogno che questa pandemia finisca prima dei 5 anni, ma diciamo se dopo 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni ricommetto il fatto, sto reiterando il comportamento e quindi vedremo, quando commenteremo il testo del decreto legge, gli effetti previsti dalla normativa. Qui ora facciamo solo la 689 pura, diciamo, non legata alla singola disposizione. Ecco l'articolo, uno degli articoli più appunto difficili da comprendere, che è quello appunto della sanzione fra un minimo e un massimo. La legge 689 dice: la sanzione amministrativa normalmente, come la sanzione penale, prevede un minimo e un massimo, all'interno del quale poi si decide quale sanzione applicare al specifico interessato. E come decido di applicare la sanzione? La sanzione me lo dice l'articolo 11 come applicarla. Allora, stiamo attenti, rifaccio un passo indietro. Viene il vigile, mi ferma, ferma l'autoveicolo, mi chiede dove sto andando, gli sto dicendo sto andando a trovare la mia fidanzata perché mi manca tanto. Benissimo, non è un valido motivo. Per cui lei è in contravvenzione per la violazione della disposizione, sto usando un linguaggio non tecnico, contravvenzione sbagliato. Lei le faccio il verbale. Bene, decido di chiuderla lì. So di essere in torto, non la voglio mandare per le lunghe, decido di chiuderla lì. Come si fa a chiuderla lì? Pagando il doppio del minimo, il cosiddetto pagamento in misura ridotta. Allora, il pagamento in misura ridotta, cioè la cifra che mi è indicata nel verbale per estinguere la sanzione, che può essere il doppio del minimo, un terzo del massimo, comunque la cifra più bassa fra questi due numeri, io è uguale per tutti. Chiunque voglia pagare in misura ridotta paga, nel caso Covid, 800 euro. Che sia ricco o che sia povero, che sia la prima volta o la 20ª volta, ok? 800 euro ed è chiusa lì. Se decido di non pagare gli 800 euro e presento scritti difensivi o comunque decido di non fare niente e quindi il fascicolo passa all'autorità competente, come abbiamo visto nella prima slide, l'autorità competente si trova davanti a dover decidere e non applica 800 euro. Errore più frequente che si verifica in questa realtà, cioè confermare il verbale, si suol dire nella prassi amministrativa. L'autorità competente conferma il verbale, è una sciocchezza. Non c'è da confermare il verbale non mi dice quant'è la sanzione. Il verbale mi dà soltanto la cifra per il pagamento in misura ridotta. La sanzione è determinata per la prima volta dall'autorità competente, la quale deve domandarsi quanto era grave la violazione. Sei andato a fare un giro perché sei andato al supermercato non immediatamente vicino? O sei andato al supermercato in un'altra città, passando 3 o 4 comuni? Non è la stessa cosa. Sei andato, hai violato la legge anti-Covid perché eravate assembrati in 4 o semplicemente perché hai fatto una corsettina intorno al quartiere, eri a 500 metri di distanza, non in prossimità dell'abitazione, ma comunque non lontanissimo? Non è la stessa cosa. Ok? Hai fatto un rave party in una villa con 1.000 persone? O hai portato il cane a fare i bisogni un pochino più lontano? Non è la stessa cosa. Quindi, quando si andrà a determinare
l'entità della sanzione, si dovrà analizzare il caso concreto e stabilire se ci si sposta verso i 400 o ci si sposta verso i 3000, in relazione al caso concreto. Ecco la personalità della sanzione. La sanzione serve perché ti punisco, perché tu capisca, e ora vediamo, della gravità della violazione. Più grave è e più forte deve essere la punizione perché tu impari meglio a non fare queste sciocchezze. Secondo, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione e l'attenuazione delle conseguenze della violazione. Ti ho fatto il verbale, sei tornato a casa. Ti ho fatto il verbale, hai immediatamente cessato la festa nell'appartamento, tutti sono andati via. Se invece ti ho fatto il verbale e tu non hai fatto niente, se ti ho fatto il verbale e tu quel negozio di abbigliamento non lo hai chiuso, ma hai continuato ad operare e il giorno dopo l'hai continuato ad aprire, ovviamente terrò conto dell'opera svolta dall'agente. Quindi, prima condizione, gravità della violazione. Seconda considerazione, cosa hai fatto per ritornare alla legalità? Ok? Non hai fatto niente? Benissimo, sono 3000, non sono 400. Cosa hai fatto? Sei andato a fare una corsettina a 500 metri, appena te l'ho detto sei subito tornato a casa? Benissimo, sono 400 euro. La vedete? 400, 3000. Nel mezzo ci sono i comportamenti intermedi. Altra considerazione, la personalità dello stesso. Ora, qui il legislatore è stato molto generico. La personalità significa ci sono dei precedenti, ci sono dei comportamenti, l'atteggiamento che ha tenuto il soggetto di menefreghismo piuttosto che appunto, oltre ad andare a fare una giratina, cioè, aveva portato anche una persona e l'informazione, la considerazione circa la violazione della norma ha risposto che lui non gli interessa niente, non voleva saperne. Sono tutti elementi che possono essere utilizzati e che devono essere verbalizzati perché l'autorità decidente poi dica: no, no, questo è da 3000, questo deve prendere una bella stangata perché impari. È molto più difficile valutare la personalità dello stesso se non per i precedenti amministrativi. O anche penali, quindi nel caso in cui si accerti che ci sono anche dei precedenti penali, possono essere considerate ai fini della personalità. Quarta considerazione, che guardate, a volte stupisce quando la racconto, quando la descrivo, non è la stessa cosa. Se ad aprire quel negozietto di abbigliamento è una ditta individuale di una persona che l'ha fatto perché se non apre rischia di fallire e la sua famiglia dipende solo da lui, è l'unico che ha l'impresa e non ha lavoratori e in famiglia è l'unico che lavora, dalla grande catena di distribuzione che apre il negozio fregandosene e ha miliardi in banca. Non è la stessa cosa. Al primo che ha pochi soldi, poche risorse, 400 euro è già una botta che lo fa tornare sulla retta via, diciamo così. Alla grande catena 3.000 euro non gli fanno niente, quindi vado sul massimo. Quindi, in presenza della stessa gravità, vi faccio un altro esempio che vuole il legislatore. Se tu sei andato a fare un giretto penso alla mia macchina, con un Aygo del 2005, quindi una macchina non particolarmente innovativa, e sei andato perché volevi andare a trovare la fidanzata, quindi comunque una valutazione soggettiva, ancorché non che non giustifica, quindi rende applicabile la sanzione, ma motivata, e non hai risorse finanziarie particolari, per cui ha una macchina che non allude a un tenore, diciamo, di vita significativo, ovviamente poi lo accerterò anche con le dichiarazioni dei redditi, con altri aspetti, sei a 400 euro. Se te ne sei andato in Ferrari perché volevi vedere com'era la città per sfrecciare sui viali di circonvallazione tranquillo, beh, ti becchi 3.000 euro. Ok, ora sto facendo degli esempi esasperati, ma per dirvi che il ruolo dell'autorità competente è fondamentale. Non appiattitevi sul doppio del minimo, perché è un approccio sbagliato nel settore del commercio e nel settore ora del Covid. Ok? Come funziona il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa? Un po' ve l'ho accennato ed è questo schema. Quindi vengo fermato,
mentre sto andando a fare una corsetta, mi viene chiesto dove abito, dico che abito a 5 km di distanza, ovviamente non sono in prossimità della mia abitazione. L'organo accertatore ha accertato l'illecito. Quanto tempo c'è per accertare un illecito? 90 giorni. Ok? Dalla data in cui ho commesso il fatto, l'organo accertatore ha, scusatemi, dalla data di accertamento, l'organo accertatore ha 90 giorni per contestarmi la violazione. Quindi mi ferma, mi prende le generalità, mi dice: guardi che lei ha violato la normativa, e a questo punto o mi fa immediatamente il verbale, cosiddetta contestazione immediata, quindi passano pochi minuti e mi fa firmare il verbale di contestazione immediata, oppure mi rimanda a casa e mi trasmette il verbale. Quanto tempo può passare fra l'accertamento e la contestazione? 90 giorni. Questi 90 giorni sono un termine perentorio, cioè se sono superati i 90 giorni si estingue l'illecito amministrativo, cioè non può essere più contestato, o meglio, l'illecito amministrativo c'è stato, ma non può essere più contestato, si prescrive l'illecito amministrativo. Ora, nel caso degli accertamenti anti-Covid di questo periodo, normalmente la contestazione è immediata, ma la giurisprudenza dice che la legge 689 non obbliga la contestazione immediata. Questa è una delle più importanti differenze fra il codice della strada, dove la regola è la contestazione immediata, salvo rare eccezioni, sfrecci in autostrada a 300 all'ora, non ti posso certo fermare, e la materia, appunto, anti-Covid, commercio, materia 689, dove non è obbligatorio, non è indispensabile che io ti faccia la contestazione immediata. Ad esempio, pattuglia che ferma molte persone contemporaneamente, non può star lì a fare verbale, farmi firmare dichiarazione, eccetera, eccetera, mi prende le generalità, mi fa andare via, mi prende le generalità, fa andare via e poi torna in ufficio e piano piano mi manda i verbali di contestazione entro 90 giorni. Ecco perché può capitare che siate passati, diciamo, che non abbiate pagato un tributo o fatto un'altra omissione e vi arrivi solo successivamente, entro i 3 mesi successivi, 90 giorni più correttamente, il verbale di contestazione. Dopodiché, appunto, andiamo a vedere cosa dice la norma. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione di pagamento di una somma di denaro possono assumere informazioni, procedere a ispezioni e a rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici e ogni altra preparazione tecnica. Quindi c'è una discrezionalità nell'uso degli strumenti di accertamento. Fermo restando il divieto di accedere a luoghi di privata dimora, se non dietro autorizzazione del magistrato, ma al di fuori si può effettuare ogni tipo di accertamento, fare le fotografie, fare video, usare il drone, ok? È di questi giorni appunto il tema dell'utilizzo del drone anche per questo scopo. Quindi utilizzo il drone, vedo che sei in macchina, che stai transitando a Firenze sui viali di circonvallazione, riscontro la targa del veicolo e ti faccio il verbale di contestazione perché stavi viaggiando per strada apparentemente senza giustificato motivo. Ti difendi, se ci sono elementi positivi si archivia, se non ci sono elementi positivi si procede all'ordinanza ingiunzione. Quindi non è escluso, non sarà il caso più frequente di accertamento di questo tipo di sanzioni, ma non è escluso che possano arrivare verbali di contestazione anche a seguito di accertamento senza contestazione immediata. Quindi non vi aspettate che o l'ho fatta franca, ho visto che c'era il posto di blocco a 100 metri, ho girato a destra e l'ho bypassato. Se l'organo che sta facendo l'accertamento intravede questa manovra, può prendere il numero di targa e procedere alla contestazione. E poi spetterà a me dimostrare che in realtà stavo andando qui, stavo andando là, eccetera, eccetera. Ora, anti-Covid si possono fare tanti esempi. Molto più frequente è il tema dell'accertamento dell'illecito amministrativo, ad esempio nel settore commerciale, nel settore edilizio, costruzione di immobili e quant'altro. Una volta che si è accertato l'illecito, o direttamente, o diciamo tramite un'istruttoria, una verifica, eccetera, eccetera, pensate
in questo periodo alle attività commerciali. Io sto svolgendo un'attività commerciale, arrivano i vigili e mi dicono: guardi, lei ha un negozio di lavanderia, come mai è aperto? Le lavanderie devono stare chiuse. E io mi difendo dicendo: no, ma guardi, il mio commercialista ha mandato la comunicazione alla prefettura perché, pur non rientrando nelle tipologie delle attività consentite, io ho comunicato al prefetto procedura che consente di continuare l'attività anche dopo la giornata del 25 marzo, cioè di oggi. Bene, ovviamente in quel momento l'organo accertatore non ha gli elementi per poter fare la contestazione immediata. Va in ufficio, farà le verifiche, scriverà al prefetto, gli dirà: ma ti è arrivata la comunicazione di questo negozio? Sì, no. Se non gli è arrivata la comunicazione, quella aveva detto una sciocchezza. Bene, prende e gli manda la notifica. In che modo? Qualunque modo con cui è consentita la notifica degli atti. Dalla raccomandata o ricevuta di ritorno, alla cartolina verde per la notifica degli atti giudiziari, alla PEC. Le notifiche per le violazioni della 689, analogamente a quello che avviene di regola per il settore del codice della strada, può avvenire tramite PEC, posta elettronica certificata. Ovviamente per le imprese è semplice perché hanno l'obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata, per il privato può essere più complicato, ma nel momento in cui faccio il sopralluogo, e questo è un invito che faccio ai colleghi della polizia locale, se faccio il sopralluogo e faccio dichiarare all'interessato un indirizzo di posta elettronica e lo metto a verbale, quella è elezione di domicilio informatico. Questo mi aiuta perché poi posso utilizzare la PEC a quell'indirizzo. Guardate, anche se non è il suo indirizzo di posta elettronica, lui mi può indicare l'indirizzo di un parente, l'indirizzo del commercialista, l'indirizzo dell'avvocato, non importa. Una volta che lui mi firma che quello è l'indirizzo a cui vuole, che elegge come domicilio informatico, io le notifiche le faccio a quell'indirizzo e questo mi fa risparmiare un sacco di tempo, oltre che noia in questo periodo in cui anche le notifiche postali subiscono delle problematiche. Durante l'accertamento di un illecito amministrativo potrebbe essere necessario procedere al sequestro. Ieri l'altro era girata la voce che il governo nel decreto legge avesse introdotto una norma che consentiva il sequestro del veicolo delle persone che si recavano senza giustificato motivo, appunto, a fare la spesa, a trovare la fidanzata e quant'altro. Questa norma non c'è, è stata smentita nella conferenza stampa del Presidente del Consiglio, nella bozza di documento che ho commentato io non c'era, e ovviamente avrebbe potuto essere prevista, perché quando l'articolo 19 prevede appunto la possibilità di sequestrare le cose che sono servite, che sono state utilizzate per commettere l'illecito amministrativo. In realtà la normativa anti-Covid sembrerebbe prevedere soltanto un aumento dell'entità della sanzione di un terzo, quindi invece che 400 paghi 512, fino a un terzo mi sembra, sì, paghi 512, 512 e invece che 3.000 come limite massimo paghi 4.000. La procedura di sequestro, questa è una cosa interessante, è un subprocedimento del procedimento sanzionatorio pecuniario. Quindi il procedimento sanzionatorio pecuniario va avanti per la sua strada e vedremo che può durare 5 anni. Il procedimento di sequestro invece ha una sua fase. Intanto è eventuale. Se non c'è il sequestro, ovviamente non c'è il subprocedimento. Se ci fosse il sequestro, allora l'interessato può fare opposizione al sequestro e chiedere appunto che gli vengano restituite le cose oggetto di sequestro. Questa opposizione può essere accolta o rigettata, ad esempio, tizio mi ha preso la macchina che non è sua, è mia, gli è stata sequestrata, io chiedo la restituzione del veicolo, è mio, in quel caso mi viene restituito, non sono io che ha commesso l'illecito. Viceversa, se io mi vengono sequestrati alimenti perché scaduti, avariati o in violazione delle norme di commercializzazione, ovviamente non mi vengono restituiti, vengono distrutti. E questo è l'iter che dal sequestro porta alla confisca. Il sequestro è una misura cautelare, cioè ti sottraggo la disponibilità del bene che rimane in tua proprietà, semplicemente lo tengo io o te lo faccio tenere a te sigillato senza che tu ne possa disporre. La confisca è il trasferimento della proprietà del bene alla pubblica amministrazione. Quindi io ti confisco il veicolo e diventa della pubblica amministrazione, lo posso vendere, utilizzare, eccetera, eccetera.
Mi scuso perché effettivamente spiegare in poco tempo una procedura così complessa è difficile, però ora serve solo per capire come funziona in un'ottica, diciamo, di questo regime eccezionale. Poi, se avete occasione, ovviamente riaffrontatela in modo più calmo e più disteso, soprattutto vedendo anche le sentenze, vedendo anche alcuni esempi pratici. Che cos'è il pagamento in misura ridotta? Ecco, il pagamento in misura ridotta, che nel penale prende il nome di oblazione, che addirittura in alcune norme amministrative viene erroneamente definito oblazione, è quella che noi, sbagliando, chiamiamo la sanzione, il pagamento della sanzione. Il vigile mi fa il verbale, nel verbale c'è scritto che per estinguere posso pagare 800 euro, quegli 800 euro non sono la sanzione, sono la cifra che posso pagare in misura ridotta. Vedete perché misura ridotta? Perché è meno del massimo, ovviamente, e corrisponde, se vogliamo fare un'analogia col diritto penale, al patteggiamento. Ok? Con il pagamento in misura ridotta io dico: rinuncio a fare ricorso, rinuncio a presentare scritti difensivi, non ne voglio sapere. Magari potevo scrivere che in realtà non andavo dalla fidanzata, ma andavo dalla nonna anziana a portare le medicine, ma non me la sento. Lasciamo stare. Accetto di pagare. Ok? Accetto di pagare. Anche se avessi ragione, eh? Quindi il patteggiamento è questo. Io, pur di non avere problemi, non tenermela per... accetto di pagare. E il legislatore ti dice: guarda, se accetti di pagare, ti faccio uno sconto. Paghi un po' più del minimo, quindi accettando di pagare, diciamo, rinuncia alla possibilità di pagare anche il minimo, ma allo stesso tempo non rischi di pagare il massimo. Nel caso Covid, 800 euro. Quindi quello che da domani ci aspetta, quando ci notificheranno, speriamo non vi accada, speriamo non mi accada, un verbale di contestazione, è la possibilità di pagare 800 euro per estinguere l'illecito, 800 più le spese di notifica se ci sono. Questo pagamento appunto estingue la sanzione. Ora, per la polizia locale dico che, per come è formulato il decreto legge, se sarà il testo che ho letto e che ho commentato, questi soldi vanno allo Stato, perché non essendo previsto diversamente ed essendo l'autorità competente il prefetto, quindi organo periferico dello Stato, le cifre andranno pagate con modellino F23, F24, ora vedremo le modalità di pagamento, direttamente allo Stato. Poi probabilmente ci sarà un meccanismo compensativo di ritorno che ci riporta indietro queste somme. Attenzione, perché, faccio una parentesi prima di parlare del pagamento in misura ridotta, sono cifre non di poco conto. Cioè, mentre fino ad oggi io andavo a contestare o non contestare un reato, 650 del codice penale, che detto fra noi era improbabile che sarebbe andato a processo perché, con i numeri attuali, i giudici penali avrebbero dovuto fare quello per i prossimi 40 anni. Ci siamo accorti forse di aver introdotto una sanzione penale in maniera spropositata, ecco perché la depenalizzazione, e che avrebbe portato pochissime somme allo Stato, perché avrebbe portato al pagamento fra qualche anno, nella maggior parte dei casi, perché finché non c'è la sentenza di condanna, io non pago la relativa sanzione penale. Invece, nel procedimento sanzionatorio pecuniario, io devo stare attento perché se non contesto quegli illeciti, dice la Corte dei Conti, sto commettendo un danno erariale. Quindi è probabile addirittura che aumentino le contestazioni. Per farvi un esempio dei numeri, queste sono gli accertamenti, le persone controllate nel giorno del 20 di marzo, quindi 5 giorni fa. Le persone denunciate ai sensi del 650 del codice penale sono circa 10.000. E anche nei giorni precedenti la cifra era molto simile, dagli 8 ai 10.000. Quindi 10.000 per 800 fa 8 milioni al giorno. Ok? Stiamo parlando di 8 milioni di euro al giorno. Se questi numeri di 650, come dovrebbe essere, si trasformano in altrettante sanzioni amministrative, qualora paghino il doppio del minimo. Se si arrivasse ad applicare i 3.000 euro, diciamo che è una buona manovra finanziaria. Questi numeri, guardate, questo è il
il 23, quindi ieri l'altro, 9.949, vedete, molto stabili. Questo è invece ieri leggermente meno, 8.310. Speriamo sia dovuto al comportamento dei nostri concittadini. In realtà le persone sono sempre su per giù le stesse, 228.000, guardate, quasi identico, però un po' di meno. Non sappiamo qual è la conseguenza e per quale fatto. Torniamo al nostro pagamento in misura ridotta. Scusatemi, ogni tanto faccio questi passaggi. Il vigile mi dà il verbale, io dico vabbè, lasciamo stare, pago 800 euro. Quanto tempo ho per decidere di pagare gli 800 euro? Me lo dice chiaramente l'articolo 16, 60 giorni, termine perentorio. Se pago dopo i 60 giorni non estingo l'illecito. Quindi io da quando mi viene contestato devo ricordarmi che ho 60 giorni. Attenzione, in questa materia, legge 109, non si applica lo sconto del 30% che c'è per il codice della strada, eh? Se pago nei primi 5 giorni ho lo sconto di... No, qui è sempre la stessa cifra, il doppio del minimo, 800 euro, qualunque sia, diciamo, la contestazione o il momento in cui pago. Basta che sia nei 60 giorni. In materia di sanzioni amministrative esiste anche una norma che non vale in materia Covid, però la affrontiamo, che è le sanzioni amministrative previste per le violazioni dei regolamenti comunali. Quindi, qualora io abbia un regolamento comunale specifico che prevede delle norme di comportamento, l'operatore del commercio su area pubblica non deve entrare sui mercati prima delle 8, non abbandonare i mercati dopo le 16, quindi norma che prevede un obbligo di comportamento. Ma non prevede una sanzione, perché? Perché le sanzioni sono soggette al principio di legalità, cioè devono essere stabilite da una legge. Quindi il comune non può introdurre sanzioni amministrative nei propri regolamenti. Allora, l'articolo 7 bis della legge 267 del 2000 stabilisce la sanzione unica per le violazioni dei regolamenti comunali, da 25 a 500 euro. Quindi il pagamento in misura ridotta è 50 euro. Ora, questa cifra, 50 euro, a volte è bassina, ok? Per cui ci sono dei comportamenti disdicevoli, diciamo così, che hanno una sanzione inadeguata. Allora, il legislatore è intervenuto introducendo un nuovo comma nella legge 689 dell'81 che prevede questo. Per le violazioni dei regolamenti e alle ordinanze, scusatemi, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, non le contingibili ed urgenti, sono le ordinanze comunali di applicazione del regolamento, la giunta, all'interno del minimo e il massimo della sanzione prevista, può prevedere un diverso importo per il pagamento in misura ridotta. Attenti, perché qui qualche comune ha fatto degli errori, cioè io non posso stabilire l'entità della sanzione, non posso dire che l'operatore che entra sul mercato è sanzionato con 300 euro. No, io posso dire che la cifra per il pagamento in misura ridotta non è 50 euro, cioè il doppio del minimo, ma è 300 euro. Questo lo posso dire. Ma se Tizio non paga in misura ridotta, quindi non decide di patteggiare, io in sede di ordinanza e ingiunzione devo applicare la cifra fra il minimo e il massimo, fra 25 e 500 euro. Quindi i 300 euro che eventualmente la giunta stabilisce non è il minimo edittale, è, come dice la norma chiaramente, è l'importo del pagamento in misura ridotta. Se Tizio non paga in misura ridotta, comunque devo andare ad applicare dal minimo al massimo in base a quei criteri che abbiamo visto nell'articolo 11. Questo è importante perché spesso si assiste a degli errori nei regolamenti comunali dove si individuano i comportamenti e l'entità della sanzione. Il comune non può determinare l'entità della sanzione in maniera astratta, può solo determinare l'entità del pagamento in misura ridotta. Stiamo andando verso la conclusione. Rapporto informativo. Che cos'è il rapporto informativo? È la relazione che il vigile fa quando va presso un negozio, trova che sta vendendo abbigliamento in un periodo in cui non può farlo, come questo. Gli fa un verbale, glielo notifica magari a mano contestualmente, ora a mano
stando distante un metro. Dopodiché aspetta. Perché? Perché l'organo accertatore, il vigile, deve attendere i famosi 60 giorni. Perché? Perché se l'interessato paga in misura ridotta, si è chiusa lì. Non si scomoda l'autorità competente, non si coinvolge l'autorità competente. Viceversa, qualora si proceda al pagamento in misura ridotta, abbiamo detto, non si proceda al pagamento in misura ridotta e quindi l'interessato o non fa niente, quindi passano i 60 giorni e non si è più sentito, o presenta scritti difensivi, l'organo accertatore manda una relazione che prende il nome di rapporto informativo all'autorità competente, quindi all'ufficio commercio in questo caso, al prefetto per il Covid. Quindi guardate, la normativa Covid dice questo: il vigile urbano, chiamiamolo così, il collega della polizia municipale, quando ferma un tizio e gli contesta che si è mosso di casa senza giustificato motivo, gli fa un verbale. Dopodiché prende il verbale, lo fa firmare contestazione immediata o glielo notifica successivamente entro 90 giorni contestazione differita, attende 60 giorni per il pagamento in misura ridotta. Se il pagamento in misura ridotta non c'è stato, fa rapporto informativo. Ora, in questa fase probabilmente dovrà anche trasmettere copia del verbale contestualmente, lo dico, diciamo, a titolo informativo perché è importante anche sapere l'entità della cifra. Perché molte di queste procedure si concluderanno a Covid finito, speriamo, presto. Dopodiché, con il rapporto informativo, l'autorità competente ha le valutazioni del vigile. Tizio si è aperto un negozio di abbigliamento e non era abilitato. Non ha pagato il doppio del minimo, ti mando tutta la documentazione. Copia del verbale. Copia delle ricevute di notifica, le ricevute di consegna della PEC o la ricevuta della raccomandata. Bene, che succede all'autorità competente? L'autorità competente, contemporaneamente al rapporto informativo, che è una sorta di richiesta di rinvio a giudizio, ricordatevi, l'organo accertatore è l'equivalente del pubblico ministero, potrebbe ricevere gli scritti della difesa. E qui c'è un altro aspetto importante. L'ufficio che si trova a decidere sulle sanzioni amministrative è un ufficio terzo, cioè deve fare le funzioni del giudice. Per lui i colleghi della polizia locale e il cittadino sono sullo stesso piano, li deve trattare sullo stesso piano, come se fosse un giudice. Quindi non pesa di più lo scritto della polizia locale rispetto a quello dell'interessato. Deve, diciamo, estraniarsi dal rapporto lavorativo. Questo è uno dei difetti della 689, dei limiti della 689, aver attribuito il ruolo di autorità competente a un ufficio di cui fa parte spesso anche l'organo accertatore. E deve valutare effettivamente se il collega che ha fatto l'accertamento ha applicato bene la norma. Vuol dire che ha individuato la norma giusta, l'ha applicata correttamente nel caso concreto, eccetera, eccetera. Nel frattempo, magari arriva lo scritto difensivo di quel famoso, vi ricordate, socio C, che era da un'altra parte d'Italia e che non sapeva che era stato aperto il negozio a sua insaputa, che ovviamente scriverà dicendo: a me non me la applicare la sanzione perché io non ho fatto niente, quindi non avrebbe nessuno scopo. Quindi l'autorità competente, preso il rapporto informativo, presi gli scritti difensivi, vai ad applicare uno dei due atti. O l'ordinanza ingiunzione, che è l'ordinanza che applica la sanzione, quella che noi chiameremo il provvedimento sanzionatorio, oppure l'ordinanza di archiviazione, cioè l'ordinanza con quale dice no, per C la sanzione non si applica, oppure nemmeno per A, perché in effetti stava andando a portare le medicine a sua madre, ci aveva la ricetta, ci aveva la prescrizione, ci aveva la richiesta del medico, oppure quel negozio di abbigliamento è vero, aveva mandato la comunicazione alla prefettura perché sta facendo le mascherine, si era riconvertito e quindi era autorizzato a stare aperto, e quindi aveva gli elementi per poter operare. Quindi l'autorità competente, presi tutte le informazioni e tutti gli elementi, adotta una decisione. Quanto tempo ha l'autorità competente per adottare una decisione? E qui i tempi si dilatano. 5 anni dalla commissione del fatto, perché non si prescrive
l'illecito se non decorsi 5 anni dalla commissione del fatto. Però c'è da dire una cosa. Il comportamento che hanno molte amministrazioni, ahimè, di andare per le lunghe, di non adottare l'ordinanza ingiunzione, un po' per strategie difensive, nel senso, questa attività non piace spesso ai responsabili, dirigenti, funzionari, perché ci si fa nemici ovviamente ad applicare l'ordinanza ingiunzione. E siccome il termine non è prescritto, perché la devo fare io? Il mio incarico scade fra un anno, ce ne sono cinque, lo farà il mio successore. Questo modo di ragionare è spesso uno pericoloso, perché poi il successore magari non sa che c'è un procedimento in corso e arrivi in fondo che si prescrive. E qui danno erariale. Secondo aspetto, come vi dicevo, la funzione della sanzione è special preventiva e general preventiva. Che senso ha punire una persona dopo 5 anni che ha commesso? Voi immaginatevi, fra 5 anni vi arriva un'ordinanza ingiunzione per l'applicazione della sanzione perché 5 anni prima, questo macello, marasma di Covid, avete commesso quel fatto. Ma che funzione educativa ha? A meno che non accada un'altra pandemia, speriamo di no, facciamo gli scongiuri, non ha nessuna funzione educativa. La funzione educativa è la rapidità dell'ordinanza ingiunzione. Quindi consiglio fare rapidamente l'ordinanza ingiunzione. Arriva il rapporto informativo, guardate gli scritti difensivi, sentite l'interessato in contraddittorio se ne fa richiesta, cose che non vi ho detto perché diciamo questa è la versione brevissima, e applicate l'ordinanza ingiunzione e notificatela. Lui sa che chi sgarra si punisce e quindi la prossima volta non piglia il Ferrarino per andare sui viali, perché se glielo dico dopo 5 anni, nel frattempo altro che viaggi ha fatto, ha violato magari anche altre disposizioni e magari il fatto di avergli fatto il verbale senza aver ricevuto la sanzione ha un effetto peggiorativo. Hai visto? Tanto l'ho fatta franca. Ecco, la funzione forte del rispetto dei termini, che si spiega solo se si capisce la funzione della sanzione. Ed è il motivo per cui anche il nostro sistema penale è critico, perché la sanzione penale arriva dopo molti anni, non settimane, dopo molti anni dal fatto e quindi perde di gran forza la sua funzione e special preventiva e general preventiva. Quindi ordinanza ingiunzione, formalmente 5 anni per termine perentorio di prescrizione e quindi questo è in estrema sintesi, vedete l'ho un pochino semplificato, commissione del fatto, accertamento, contestazione, il trasgressore presenta scritti difensivi, l'autorità competente come giudice archivia o fa ordinanza ingiunzione. Quanto mi fa pagare se fa ordinanza ingiunzione? Fra il minimo e il massimo applicando i criteri dell'articolo 11, che si applicano sia per la sanzione pecuniaria principale, sia per la sanzione accessoria. Ovviamente, una volta che mi viene applicata l'ordinanza ingiunzione, io ho 30 giorni per pagarla. Se invece che 800 mi sono stati fatti 2.000 euro, ho 30 giorni. Se non pago, va a ruolo, cioè viene eseguita coattivamente, a meno che non faccia richiesta di pagamento rateale, allora la norma prevede la possibilità di pagamento rateale. Io vi ringrazio, vi metterò il materiale a disposizione, le slide della 689 e altro materiale di approfondimento. Fra l'altro, speriamo che vengano prodotti dei modelli di verbale, di contestazione e sicuramente predisporrò, riceverò da voi, da chi il primo che farà un'ordinanza ingiunzione, il prefetto che farà un'ordinanza ingiunzione, magari per vedere come sono fatte e tornare anche sull'argomento, ma ecco, considerate che non riguarda solo questo momento storico, riguarda anche l'applicazione in via ordinaria delle sanzioni amministrative diverse dal codice della strada, legge 689 del 1981, un po' complicata nel suo quadretto iniziale, ma comunque ha una sua dinamica. Se non la si capisce, a volte si fa confusione e si considera la multa, il verbale, la sanzione come uno strumento sbagliato. C'è qualche domanda, ma la giunta lo prevede in ogni singolo regolamento? Dipende, può anche non prevederlo, nel senso si sta facendo riferimento al fatto che la giunta può prevedere un'entità del pagamento in misura ridotta diversa. Dipende, se non lo prevede, 25, 500 euro, 50 è sempre il pagamento in misura ridotta. Anche il recupero è favorito dai tempi brevi, ma sarà duro ad accelerare i tempi, questo è sicuramente vero, siamo in un momento in cui è difficile
diciamo, avere una tempistica molto rapida, anche visti gli enormi numeri. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo fra, penso, pochi minuti per il commento al testo ufficiale del decreto-legge 24 marzo 2020, forse numero 19, che prevede appunto l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni della normativa in materia di Covid. A presto.